Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento nella nostra rubrica settimanale Nutrizione e Benessere. Questa settimana affrontiamo il tema dell'alimentazione, una patologia abbastanza frequente e anche abbastanza fastidiosa. Stiamo parlando della colelitiasi, cioè la presenza di calcoli biliari all'interno della colicisti e o delle vie biliari. Esistono due tipi principali di calcoli biliari, calcoli di colesterolo e calcoli pigmentati. In effetti la sostanza maggiormente presente all'interno dei calcoli biliari è sicuramente il colesterolo, però in entrambi i tipi ci sono comunque anche altre sostanze, glicoproteine, bilirubina, pigmenti biliari e così via. E questa è una patologia che è sempre più frequente soprattutto nei paesi occidentali, meno, molto meno nei paesi meno sviluppati, e indice che è legato anche sicuramente a diversi fattori che vedremo, ma anche e soprattutto all'alimentazione. E quali sono questi fattori predisponenti? Sicuramente il sesso femminile, la gravidanza, l'età, il sovrappeso e l'obesità, il diabete, le dislipidemie, quindi l'ipertrigliceridemia, e anche i cambiamenti di peso molto molto rapidi. Infatti, sebbene comunque tutti questi soggetti che soffrono di calcoli biliari è consigliato sempre un cambio dello stile di vita e una perdita di peso, questa perdita di peso però non deve essere molto molto repentina, non deve essere molto veloce, perché altrimenti si ha una mobilizzazione dei grassi e del colesterolo che favorisce appunto la formazione dei calcoli. Al di là della terapia che va ovviamente prescritta dal medico a seconda ovviamente dei sintomi, perché molto spesso diciamo, questi calcoli biliari possono essere asintomatici e altre volte invece essere sintomatici con diversi sintomi che possono arrivare poi ad essere anche gravi, come per esempio la pancreatite. Quindi al di là poi della terapia farmacologica è fondamentale comunque un'alimentazione che sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo deve essere adeguata e diciamo, prescritta da un professionista. Perché quali sono gli alimenti da preferire e quelli da evitare in questa patologia? Sicuramente tra gli alimenti da preferire troviamo i cereali integrali, lo yogurt, i formaggi magri, le carni bianche, la frutta, la verdura, frutta sia cotta che fresca, le carni bianche, il pesce. E quello invece da evitare, abbiamo tutti i condimenti molto grassi, gli insaccati, i formaggi molto grassi, le frattaglie, le bevande alcoliche, gassate, gli zuccheri e anche una dieta in generale molto povera di fibre, ricca invece di grassi e di carboidrati. Oltre a questi consigli generali sul tipo di alimentazione da seguire, è importante anche avere delle buone regole, quella di evitare il digiuno prolungato, di fare i classici 5 pasti al giorno, quindi i tre principali e i due spuntini, avere degli orari sempre da seguire per mangiare sempre allo stesso orario e avere anche una corretta idratazione. Oltre a questo è fondamentale, come dicevamo prima, cambiare totalmente il proprio stile di vita, quindi non solo dal punto di vista alimentare, ma anche della sedentarietà, quindi con una maggiore attenzione anche all'attività fisica. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, come hai detto prima, in quei soggetti in cui si è reso necessario togliere la colicisti, è chiaro che nelle prime settimane in alcuni pazienti è possibile avvertire comunque una difficoltà digestiva o dei fastidi correlati all'ingestione di alcuni cibi. Quindi per le settimane successive all'intervento in cui praticamente la bile, non essendoci più la colicisti, va direttamente all'interno dell'intestino, che come detto la bile è appunto questa vescica che si trova al di sotto, sulla superficie inferiore del fegato e fa da serbatoio per la bile che proviene dal fegato e quando si contrae poi immette la bile nel duodeno e quindi nell'intestino. Ovviamente quando andiamo a togliere la colicisti la bile fuoriesce direttamente nell'intestino. In questi casi subito dopo l'intervento di rimozione
Sì, possono avere delle difficoltà digestive oppure dei fastidi correlati all'ingestione di alcuni alimenti. Quindi si consiglia un'alimentazione molto molto blanda per poi arrivare gradualmente a quelle che sono le indicazioni alimentari che abbiamo discusso precedentemente. Bene, io vi ricordo sempre che potete approfondire quanto detto attraverso l'articolo che troverete sul sito di Cilento Channel e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito, come già avete fatto, a scrivere sempre un'email a nutrizionericci@virgilio.it per suggerire argomenti da trattare o per fare ulteriori domande. E noi ci vediamo ovviamente, come sempre, la settimana prossima per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere, sempre e solo su Cilento Channel. Ciao!